La regione toscana invece ha annunciato di aver tagliato la testa al toro, fine dei premi di risultato per i direttori. Allora, noi abbiamo tolto, e se vuole può starci 3 giorni, ma può andare a cercarli, i nostri direttori generali hanno rinunciato, facendo un contratto regolare con noi, all'incentivo di 35.000 euro. Perché ritengo uno scandalo che una persona che già prende 130.000 euro, che non è poco, ne prenda altri 35.000 con ulteriore incentivazione. Seguendo il consiglio del presidente, abbiamo cercato quanto prendevano prima i direttori. Quello generale l'anno scorso prendeva 142.000 euro più 22.000 euro di premio di risultato, totale 164.000 euro. Oggi ne prende 170.000, in pratica 6.000 euro in più. Ce l'avete inglobato dentro il suo stipendio, no. Diciamo, no? Il direttore generale della regione toscana prende 170.000 euro, uno che è responsabile di tutta la regione toscana. Gli altri 10-14 direttori generali non ricevono più il compenso incentivante, così come non lo riceve il direttore generale. Queste persone sono quelle che fanno un contratto con il presidente e da questo contratto è stato escluso il premio incentivante. Punto. È chiaro? Non proprio. Sostanzialmente c'è chi arrivava con il premio a 123.662 euro, oggi ne prende 130, ma c'è anche chi ne prendeva 154 e perderà 24.000 euro. Comunque questi sono i direttori di nomina della giunta. I dirigenti dipendenti invece nel 2015 hanno preso tutti 16.457 euro, qualcuno poco meno, sono tutti bravi allo stesso modo. Con i dirigenti è più problematica la cosa perché loro lo hanno scritto nel contratto. A queste persone, a quanto mi risulta, noi abbiamo dimezzato il compenso incentivante. A noi invece risulta tutt'altro, più o meno dal 2012 al 2016 le cifre sono sempre quelle, si alternano, un anno sono circa 13.000 e l'altro arrivano a 16.450, di questo dimezzamento noi non abbiamo riscontro,